Ilaria Cavo, da giornalista a politica, una scelta in questo momento della tua attività professionale dettata da che cosa soprattutto? Beh, innanzitutto dalla voglia di ridare a questa città, a questa regione, quello che ha dato a me anni fa. Credo che mi abbia dato molto. Io ho lavorato anni fa sempre in diretta per i Liguri sulle grandi emergenze. Credo che si ricorderanno che si trattasse di una nevicata, di un G8 o spesso purtroppo di un'alluvione. E ho pensato che fosse il momento giusto per tornare, per riuscire a fare qualcosa per arrivare al cambiamento vero. Quindi non soltanto più per raccontare quello che non va, ma per provare a fare in modo che certe disgrazie, per esempio quelle di un'alluvione, ma possiamo parlare di tutto il disservizio e il malfunzionamento di questa regione, appunto possono arrivare a un cambiamento. La scelta di sostenere Giovanni Totti e l'alleanza, la coalizione che si è creata intorno al suo nome, sono due cose che sono arrivate in contemporanea, nel senso la tua scelta politica è dovuta anche al tipo di alleanza che è stata costruita intorno a Giovanni Totti, oppure ti sei fatta convincere più dal candidato? Beh, sicuramente la scelta è nata dalla persona di Giovanni Totti. Nel momento in cui lui mi ha chiesto se volevo far parte della sua squadra, non ho avuto esitazioni, proprio perché è una persona che stimo moltissimo, ma stimo molto anche per la sua capacità di mediazione e di coagulare e di fare squadra. Quindi se questa coalizione è frutto della sua capacità di fare squadra, come ovviamente è dimostrato, nessuno pensava che si arrivasse a una coalizione così ampia, beh, penso allora che la scelta sia stata lungimirante e giusta, e penso che lui possa essere la persona che da un lato tiene unita questa compagine, proprio per il suo carattere, per il suo modo di essere, e dall'altra appunto che possa essere la persona con il sufficiente grado di decisionismo che appunto può portare a un cambiamento vero in questa regione. Quindi ha unito queste due caratteristiche, e allora nel momento in cui me l'ha chiesto ho detto perché no, e io potevo stare comodamente a Milano, ho un lavoro che mi piace tantissimo, che mi stimolava, però secondo me alcune cose non sono casuali, era una congiuntura particolare, e ho pensato no, è il momento di tornare a tempo pieno, di farlo per i Liguri, di farlo per i genovesi, sono praticamente l'unica nel destino della città di Genova, per tornare giù ad ascoltarli, non soltanto a raccontare la lamentela e il mugugno, ma provare ad ascoltare, fare sintesi e poi arrivare a delle proposte concrete per venire incontro a tutti i problemi che ci sono e che sono tangibili, basta girare per 2 giorni per questa città e si capiscono. Raffaella Paita ha detto che il listino di Giovanni Totti è un listino di sconosciuti e di paracadutati di Mediaset sostanzialmente. Per fortuna non ha usato il termine paracadutati, perché sarebbe stato veramente ingeneroso. Credo che se lei non lo ricorda, i Liguri ricordino benissimo e abbiano la memoria molto più lunga della sua. Io nel mio piccolo sono una persona che si è fatta con le proprie gambe, lavorando sodo, stando in diretta ore e ore qui in Liguria, e se sono arrivata a Mediaset lo credo dovuto alla tenacia e al grande lavoro che ho fatto. Non mi ha regalato niente nessuno e non mi ha regalato niente nessuno adesso. Io un lavoro ce l'ho, mi viene da rispondere a Raffaella Paita, non so che lavoro abbia lei, forse non ha più idea di che cosa significhi fare un lavoro, e addirittura attacca che un lavoro ce l'ha. Penso che i Liguri abbiano capito che io non ho bisogno di un posto, di una poltrona in consiglio regionale per vivere, e questo credo che sia un di più che posso offrire a livello di garanzia, di disinteresse totale, se non l'interesse di fare il cambiamento vero per i Liguri al fianco di una persona valida. Mi dispiace per Raffaella Paita, ma penso che abbia toccato un nodo sbagliato e che per lei sia un boomerang questo attacco. Il primo attacco politico di Ilaria Cavo a Raffaella Paita arriva sulla sanità e sulle liste d'attesa. Non è piaciuta alla vostra parte politica la definizione di riorganizzazione della sanità che ha presentato come risultato dell'attuale giunta Raffaella Paita. Ma io mi sono svegliata ieri, sono andata in giro, ho visto le fermate degli autobus, i manifesti che dicevano abbattimento del 50% delle liste di attesa. Ora mi dicono i dati raccolti che in realtà sono raddoppiate con la gestione di questa giunta, ma io ho lasciato Genova parzialmente in questi anni, ho tenuto casa qua, residenza qua, e di fatto tutte le cose importanti, i servizi qui. Non mi è bastato molto andare a San Martino una mattina, io per fare un esame del sangue al
centro prelievi del Samantino ho impiegato 4 ore, c'erano centinaia di numeri di attesa, ho dovuto prendere mezza giornata di permesso per fare un esame del sangue. Se questa è la riduzione e l'abbattimento di cui parla la Paeta, francamente mi sembra un controsenso. Io ho osato dire, ovviamente in maniera un po' provocatoria, mi sembra che più che andare veloce dia i numeri, perché abbattimento del 50% delle liste d'attesa, 8.000 posti di lavoro nel settore della sicurezza del territorio. Abbinare in un unico manifesto la sicurezza del territorio, che sia lei a parlare di sicurezza, non ne faccia un problema di inchiesta giudiziaria, perché quella avrà il suo corso e sarà la magistratura ad appurare eventuali responsabilità, ma la responsabilità politica è evidente. Gli 8.000 posti di lavoro sono cifre, mi sembra che appunto stia dando i numeri, dove li ha visti, dove sono, cioè forse non sta parlando con tutti i giovani che il lavoro non l'hanno, una disoccupazione oltre il 45%, non so di che Liguria stia parlando, non si capisce se sono promesse elettorali e allora va bene, poi dovrà renderne conto agli elettori, o se sono autoaccuse per quello che non ha fatto in questi 10 anni. Lei c'era, lei era al governo. Oggi vedo che vedo dai giornali che ha scoperto che il turismo non deve essere stagionale. Cioè siamo arrivati dopo 10 anni di governo a capire che il turismo non deve essere stagionale. Mi chiedo cosa è stato fatto per l'Expo. Non per portare i genovesi e i liguri all'Expo, che ci mancherebbe altro, importante dare un'occasione, dei treni magari che diano un servizio un po' più rapido e ce n'è soltanto uno nel weekend, ma cosa è stato fatto per portare i turisti di Milano, che saranno tantissimi, ci auguriamo qua. A me sembra che non sia stato fatto nulla. Io da Milano non ho visto un manifesto, una promozione, non esiste la Liguria a Milano. A proposito di turismo, una domanda gliela volevo fare sulla vostra proposta politica. Il futuro della Liguria è solo turismo? No, il futuro della Liguria non è solo turismo, è anche turismo, perché turismo vuol dire occupazione, quindi evidentemente bisogna puntare anche sul turismo. Il futuro della Liguria è l'occupazione in senso lato e dare risposta ai giovani. Una della proposta, ad esempio, è la defiscalizzazione per le imprese che vogliono venire a lavorare in Liguria, e questo credo che sia un primo passo, è ovviamente una proposta importante. Turismo sì, ma assolutamente non solo turismo, però anche su quello evidente bisogna puntare. Grazie a Ilaria Cavo, rappresentante del listino di Giovanni Totti dell'Alleanza di Centrodestra. Un piccolo particolare, se posso, perché c'è confusione. Io non devo essere votata, nessuno deve votare il mio nome, bisogna votare Giovanni Toti, e si vota Giovanni Toti. Se qualche ligure mi ritiene, spero molti, credibili per quello che sono stata, a quel punto io sarò nella sua squadra. Questo è il concetto di fondo. Grazie Ilaria Cavo per essere stata con noi su Liguria Talk a Blog Caffè. Grazie a voi.